Ma buongiorno cari ragazzi e benvenuti anche questa mattina all'appuntamento con la mia sbarbata. Allora, com'è andata questa Pasqua? Avete fatto i bravi? Avete ingurgitato con moderazione? Naturalmente scherzo ragazzi, perché si sa che la Pasqua è un momento di ritrovo, di feste in famiglia, di scampagnate all'aria aperta ed è contraddistinta da tante ghiottonerie a cui veramente è difficile resistere. Quindi va bene se avete mangiato, adesso però facciamo i bravi che a breve dovremo indossare il costumino, quindi un po' di sacrificio, dieta, camminate all'aria aperta e cerchiamo di rimetterci tutti in forma. Io per prima, i ragazzi non sono immune da questa cosa. Questa mattina, ragazzi, quindi riprende la settimana lavorativa e riprendo a sbarbarmi perché ieri Pasquetta ho fatto pausa, ho preso un giorno sabbatico di riposo assoluto. Quindi non ho realizzato video, non ho editato video, avevo preparato un video sul pre-barba che ha avuto un ottimo riscontro e mi fa piacere perché ha stimolato una piacevole discussione, un piacevole dialogo in differita tra noi appassionati e quindi questo mi fa piacere perché ho scoperto tante cose anche che non conoscevo. Ecco il confronto positivo, quello che a me piace tanto. Questa mattina porto una novità in video, porto un nuovo sapone fresco fresco arrivato direttamente dagli States che è 1955 by Rex, ebbene sì, la marca del rasoio. Questo sapone è un tallovato e mi diceva un amico appassionato che ringrazio che è prodotto da Phoenix Artisan su indicazioni e specifiche di Rex Supply. È un tallovato, quindi a differenza dei Phoenix che sono vegetali, questo è un tallovato ed ha un delicato e piacevole profumo floreale e legnoso, ma non stucchevole, non da mal di testa, sa di giacinto e di gardenia, di vetiver e legno di sandalo. È un piacevole profumo primaverile, delicato, non muschiato, non stucchevole, promette veramente bene. Ovviamente ho preso il sapone con il suo balsamo, perché sapete che quando è disponibile il balsamo del set io lo prendo sempre, mi piace adoperarlo, e naturalmente il suo aftershave, eccolo qua. Naturalmente ragazzi, come rasoio non potevo che scegliere un Rex, e poiché l'occasione è quella delle feste e poiché avevo anche già usato il Rex in voi la scorsa settimana, ho scelto il Rex Ambassador in questa sua meravigliosa livrea dorata. Vado anche ad armarlo, procedo, visto che insomma la lama è indispensabile nel rasoio, un rasoio senza lama non è che serva a granché. Scelgo questa mattina una rapida Swedish Superstyle, quindi andiamo ad armare il rasoio. L'Ambassador è un rasoio regolabile, è un rasoio molto bello esteticamente, ha un bellissimo grip con questo manico tutto lavorato. Poi in questa livrea dorata a me piace tantissimo, è stato un vizio che mi sono concesso perché amavo questo, insomma, colore così dorato e quindi con il recente, neanche mica tanto, insomma, recente Black Friday l'ho preso con questa livrea dorata e con naturalmente il suo stand, ecco qua, incordinato. Allora, il rasoio l'ho armato, come potete ben vedere, ragazzi, ecco qua la lametta, ok.
è asmato, è allineato. Come pennello ho scelto questo body brush, l'ho scelto per il manico, ragazzi, per il manico blu che andava bene con i colori di 1955. Ecco qua, con un bel ciuffone silver tip, no, non è silver tip, perdono, questo è un ciuffo alta densità da 29 mm, eccolo qua, e quindi direi a questo punto che possiamo anche partire con il rituale. Andiamo quindi a detergere il viso con il Daily Skin Cleanser di Depot, detergente ai carboni attivi. Partiamo, ragazzi. Perfetto, ragazzi, possiamo sciacquare il viso. Bene, ragazzi, mentre procedo anche a riempire il lavabo con l'acqua calda, procedo all'applicazione del panno caldo. Perfetto, ragazzi, il panno caldo è andato, quindi possiamo procedere con l'applicazione del prebarba alle mandorle dolci di Estro Cosmesi. Eccolo qua, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi. Naturalmente barba di 2 giorni, perché mi sono sbarbato domenica mattina, la domenica di Pasqua, con il gemellaggio di Estro Cosmesi. Oggi è martedì, quindi la barba è di 2 giorni. Allora, procediamo a questo punto, ragazzi, a montare il sapone. Quindi procedo con a spostare il cellulare e a inquadrare la scatola. Quindi ci vediamo tra poco. Ed eccoci, ragazzi, il sapone, come vedete, è già nella scatola e si sta già sprigionando questo aroma di gardenia. Il pennello l'ho tenuto in ammollo durante questi preliminari. Adesso ho strizzato il ciuffo che è umido, quindi possiamo procedere con il montaggio. E ragazzi, io direi che ci siamo. Il pastone si è ben formato, è lucido, privo di bollicine di aria, compatto, coprente, ben amalgamato. Quindi possiamo procedere ad insaponare il viso. Vado allora a spostare la cam in posizione frontale e procediamo con la prima insaponata. A tra poco. Benissimo, ragazzi, allora siamo pronti per insaponare il viso con il sapone 1955 by Phoenix Artisan per Rex Supply & Co. Un piacevole aroma di gardenia. Procediamo.
Perfetto ragazzi, un profumo strepitoso di gardenia, sembra di stare in un giardino fiorito, montaggio bello cremoso, forse un pelino d'acqua in più la potevo aggiungere, ma magari l'aggiungo dopo al secondo passaggio. Rex en Voy ragazzi, settato a 3, se riuscite a vedere il pallino sul numero 3, armato con l'apila Swedish Superstyle, andiamo con il verso del pelo. Via! Passaggio del pelo è andato, qui mi sono impuntato con il rasoio, quindi è stato un mio errore di angolatura. Piccolo taglietto che, come sempre, io vi consiglio di rimediare con un fiammifero emostatico, ragazzi. Costano pochi euro, ma sono un toccasana per fermare, pardon, queste perdite di sangue. Andiamo a sciacquare il viso. Benissimo, andiamo nuovamente di panno caldo. Perfetto ragazzi, dopo la coccola del panno caldo procediamo nuovamente ad insaponare il viso. Benissimo. Eccellente.
eccezionale, ragazzi. Profumo delicatissimo di gardenia, sapone dal montaggio eccezionale. Vedete, ho aggiunto un po' di acqua ed è molto più fluido rispetto a prima. Pertanto, procediamo. Rex Ambassador, andiamo con il passaggio traverso, lo vado a settare a 2,5. Ho abbassato un pochettino. Procediamo. Perfetto ragazzi, anche il passaggio obliquo o traverso è andato, andiamo a sciacquare il viso e procediamo nuovamente di panno caldo. Perfetto ragazzi, procediamo con un'altra insaponata. Perfetto ragazzi, prima di procedere con il passaggio contropelo e devo andare a recuperare la tavoletta Frizzer. Altro non è la tavoletta Frizzer che è una salvietta bianca come questa che io ad inizio rasatura vado a bagnare ben bene di acqua, piego in quattro, strizzo appena per togliere l'acqua che gronda e posiziono nel freezer in orizzontale, così come se fosse una pizza. In questa mezz'ora abbondantemente trascorsa, la tavoletta è diventata rigida, ecco l'appellativo di tavoletta, ma io la prendo, la appoggio sul lavabo e mentre vado di contropelo, la tavoletta si ammorbidirà al punto giusto da poterla utilizzare in viso a chiusura della rasatura. Pertanto, ragazzi, vi lascio per qualche secondo, la vado a recuperare. A tra poco. Ed eccola, ragazzi, è lei, la famosa tavoletta Frizzer che non si piega e non si spezza, ma si ammorbidirà mentre noi procediamo di contropelo. Contropelo vado a settare il rasoio ad 1,5. Eccolo qua. Si vede, eccolo qua. Il bello del Rex Ambassador è che c'ha anche le mezze misure, quindi 1,5, 2,5 e così.
Benissimo, ragazzi. Anche il contropiede è andato alla grande, balba polverizzata, ragazzi. Già al primo passaggio era rimasto ben poco, ma è singolare notare, ogni volta me ne stupisco, come il Rex Ambassador non sia versatile. Cioè, a tre fa sentire anche bene la rama, però è comunque sicuro. Qui, ripeto, è stata un'angolatura mia, mi sono proprio impuntato con la sua, ok? Ma è altrettanto singolare notare come da 2 ad andare giù, quindi 1,5-1, come diventi docile e diventi veramente un rasoio delicato. Quindi non l'ho mai provato a 4 o 5 o addirittura 6, e questo arriva fino a 6, sono sincero, però è un rasoio veramente eccezionale. Rex Ambassador. Allora, a questo punto, ragazzi, valuto l'opportunità e necessità di qualche ritocchino. Bene ragazzi, io direi assolutamente che è sufficiente così. Vado con un'insaponata di cortesia. Perfetto ragazzi, mentre io mi godo questa piacevolissima insaponata di cortesia che non prevede ulteriori passaggi di rasoio naturalmente, ma è solo un'insaponata per godere delle proprietà di questo sapone altamente tallowato e grassoso e della sua fragranza alla gardenia, delicatissimo, profumatissimo, sembra di stare in un giardino, ragazzi. Vado a sistemare un poco il tutto e ci vediamo tra poco per proseguire con la skincare del viso. A tra poco. Benissimo ragazzi, io ho sciacquato anche il viso e sono prontissimo per l'applicazione della salvietta freezer. Eccola qua ragazzi. Benissimo ragazzi, andiamo a tamponare il viso. Perfetto ragazzi, procediamo quindi con l'applicazione del talco finissimo di Club Men Pinot.
Benissimo ragazzi, lascio che il talco si assorba, procedo con la sistemazione di tutta l'attrezzatura e ci vediamo tra poco. Bene ragazzi, procediamo a questo punto con l'applicazione della crema riparatrice del saponificio Varesino. Perfetto ragazzi, procedo con la sistemazione di tutta l'attrezzatura, lascio che la crema si assorba e ci vediamo tra poco. Bene ragazzi, procediamo con l'applicazione del balsamo 1955 by Rex Co. Supply. Caspita ragazzi, mi sento immerso in un giardino di gardenie, con il balsamo ancora di più. Non oso immaginare cosa sarà con l'aftershave splash. Finisco nel frattempo di sistemare e ci vediamo tra poco. Perfetto ragazzi, ci siamo, andiamo di splash 1955 by Rex Supply & Co. Con questo piacevolissimo aroma di gardenia. Pazzesco, ragazzi, è il caso di dire: è primavera, svegliatevi, bambini. Perché veramente sono in un giardino fiorito di gardenia. Perfetto, ragazzi, assolutamente fantastico. Stupendo, stupendo, ragazzi, anche il colore è molto bello. Allora ragazzi, la sbarbata si è conclusa ed è andata alla grande. È stata molto goduriosa su barba di 2 giorni con il Rex Ambassador che ha tranciato al primo passaggio tutto quello che c'era da tagliare. Un buon 90% è andato via. Io procedo con la prima colazione e poi a seguire applicazione della Rescue Potion di Zingari Man, soluzione oleosa altamente idratante ma di facile assorbimento. Intanto ragazzi sto guardando la pelle che sta benissimo, non guardate qualche puntino rosso perché è dovuto alla botta alcolica. A seguire applicazione dell'acido ialuronico 3 in 1 adatto per viso, barba e capelli, quindi ideale per idratare, altamente idratante. E poi concludo con una nota agrumata in questo giardino fiorito con fresco di Sicilia by Pantanei estratto di profumo. Non mi resta ragazzi che ringraziarvi per avermi seguito anche questa mattina fin qui, vi auguro un buon proseguimento di giornata, un buon lavoro e naturalmente vi aspetto al prossimo video. Grazie a tutti ragazzi, ciao!